Di nuovo in diretta dallo stadio Menti di Castellammare di Stabia con mister Braglia. Mister, un 2-2 che lascia un po' di amaro in bocca. Ne lascia una mano in bocca come contro lo Spezia. Se te va a vedere le prestazioni, questa è una squadra che in casa meritava di avere 6 punti e se ne ritrova con uno. È brutto, è triste, anche per il morale dei ragazzi, per la società, per l'ambiente, però quando giochiamo così lo dobbiamo vincere, non esiste, non è nemmeno giusto per i ragazzi stessi, onestamente, che hanno fatto una buonissima gara. Cosa è successo su quel 2-2 che ha deciso il match? Che vuoi che ti dica, dimmi. La presa larga. Io dico che le partite si vincano, si perdono e si pareggiano tutti insieme, compreso l'allenatore e la panchina. Gli errori fanno parte del calcio, a volte si può respingere in una maniera, a volte si blocca, a volte si mette da un'altra parte. Ci sta, ora bisogna valutare tutto e ripartire. Mister, bene Caserta che ha giocato una doppia partita anche in marcatura su D'Agostino, bene anche gli esterni, giocano meglio con dei riferimenti davanti, sia Ghiringhelli che Zampano, è d'accordo? Sì, ma io noi penso che oggi sono stati aiutati anche dalla disposizione che avevamo con Vitale a sinistra, Ali Sov a destra. Perlomeno non si trovavano mai come nelle altre domeniche fuori casa con i due che si sovrapponevano. Perciò sono stati abbastanza bravi. Ali ha fatto un grande sacrificio. Vitale, l'ho detto anche prima, se capisce che deve andare anche senza palla e non solo per riceverla la palla, diventa ancora più forte. Questo dipende dalla sua maturità, dalla sua intelligenza. Che abbia un gran piede, che anche gli attaccanti devono capire che ogni tanto se fanno una finta e si staccano sul secondo palo, questo tutte le volte gliela mette lì e gliela mette bene. Però sono contento della prestazione, mi gira un po' le scatole per il risultato, però fa parte del gioco. Nonostante la condizione fisica precaria di Contini e Lanzaro, anche loro bene, ma soprattutto scorzare davanti alla difesa ha permesso a Succi di giocare più interno. Se l'ha vista così va bene, sì. Devo dire, complimenti. No, Scozzarella e Sucio si davano una mano a vicenda, cercavano in tutte le maniere di far ripartire l'azione. Oggi mi sono piaciuto dire che l'azione è ripartita sempre, o con Di Carmine, o con Vitale, o qua lì, o con Scozzarella, però no, era quello che ci si era detti, di non essere passivi e di ribaltare l'azione, l'hanno fatto. In settimana lei aveva detto che la squadra non aveva ancora un'identità, oggi la strada trovata sembra quella giusta? Sì, lo penso anch'io, forse questa squadra qui merita di giocare così, con dei riferimenti. Secondo me possiamo fare ancora meglio se capiamo certe cose, forse tutto sommato possiamo giocare anche con i due attaccanti in alcuni momenti. Cioè, vediamo, siamo all'inizio, mi dispiace per i ragazzi perché meritavano di vincerla questa partita. Mister, un parere su Contini e Lanzaro che oggi hanno esordito in tandem lì da dietro. Io mi auguro che non gli... mi tocco anche onestamente, mi auguro che continuino a migliorare la propria condizione, sono convinto che potranno veramente migliorare molto. Ora c'è da aspettarsi un attimino anche... un attimo di difficoltà per Lanzaro che ha giocato molto sulle motivazioni. Matteo Contini invece sta crescendo, anche se agli ultimi 15 minuti è andato anche lui un po' in affanno. Noi dobbiamo essere bravi quando la giochiamo sul portiere, può avvenire oltre la metà campo, perché tanto dietro la facciamo girare, ma la facciamo girare per poi farla ritornare indietro. Non ha senso, abbiamo fatto delle buonissime cose in alcuni momenti della gara perché sono bravi tecnicamente, se riescano a prenderla sulla tre quarti siamo più bravi. È un dato di fatto che in settimana si parla bene o si parla bene di questi arbitri, ma l'atteggiamento degli arbitri nei confronti delle vestabili non cambia mai. No, ma a me dispiace vedere certe atteggi, ma non per le punizioni, per i rigori, per quelle. È l'atteggiamento, è quello che dicono, è come si comportano. Onestamente devo dire, loro dicono sono antipatico io, ma loro sono molto più antipatico di me, molto più antipatici di me. Mister, un'ultima domanda su Diop, subito perdonato dopo quel gesto di domenica scorsa. Ragazzi, ma io non ce l'ho con nessuno, io faccio l'allenatore, se ritenevo più opportuno far giocare Dugarà, giocava Dugarà. Ho visto Diop che secondo me poteva dare anche sotto il profilo nervoso, no, di ora faccio gol e poi gli dico guarda, non ha fatto, va bene?